Buongiorno a tutti, benvenuti a Bra. Le immagini che vedete sono le immagini di Via Garibaldi, dove sta cominciando quella che è la nostra diretta. Sta partendo, tra pochi minuti partirà quella che è la partenza della corsa non competitiva, che vedrete direttamente qui in diretta da Bra. Il cielo è abbastanza coperto, ma sembra che un raggio di sole ci possa accompagnare per questa partenza. Tantissimi biglietti venduti anche quest'anno, sono circa 200 per la corsa non competitiva e più di 2500 invece per la camminata non competitiva, che anche quest'anno è abbinata alla Super Strabra, una manifestazione che è giunta quest'anno alla 33esima edizione. Le immagini che vedete sono quella di Piazza Caduti per la Libertà. Quest'anno la nostra corsa è associata a tante altre iniziative. Da quest'anno collaboriamo anche con Slow Food e tutto il materiale che verrà utilizzato per i ristori, per quelle che sono le varie attività, con la collaborazione anche delle scuole medie della città, e tutto quanto materiale biodegradabile e compostabile. Quindi sarà un'iniziativa quest'anno anche per quanto riguarda i rifiuti zero. Come sempre, anche dal punto di vista sociale, c'è un grosso impegno e una grossa partecipazione da parte di tutte quante le scuole. Siamo pronti per la partenza, ci spostiamo alla partenza, lanciamo la linea a Cremona per la loro partenza. Buona domenica e buona vivicità a tutti. Eccoci da Cremona, vivicità a Cremona, 18esima edizione a Cremona, vivicità compie gli anni, diventa maggiorenne, diventa grande. Ciao a tutta l'Italia da Cremona. Luis fa il 30° compleanno, riaprono le due con Cremona. Cremona 3C, Comitato Purismo Cremonese, Maratona. Eccoci, Cremona. Chiude la colonna con che accompagnano un gruppo di disabili. E associazione Go! Go on! Lo seguiamo adesso per qualche minuto il cordone che si snoda. Nel frattempo diamo qualche informazione. Quest'anno Vivicità diventa la prima di alcune manifestazioni importanti che sul territorio cremonese si organizzeranno per fare in modo per festeggiare il 30° anniversario del Comitato Provinciale WISP di Cremona. Quindi Vivicità apre in qualche misura una stagione estiva di innovazione, di continuità, ma anche di festa, di festeggiamenti, per celebrare 30 anni di sport per tutti nel territorio cremonese, in tutta la provincia cremonese. 18esima Vivicità. Siamo molto contenti di essere riusciti a organizzare, nonostante un tempo che non ci ha permesso troppe, non ci ha dato troppe speranze in alcuni momenti, ma ci siamo riusciti. Cosa molto bella il fatto di essere riusciti a coinvolgere associazioni di disabili. Segnaliamo quindi Accende il Buio insieme per l'autismo. Sono presenti alcuni ragazzi dei centri di uni disabili della città di Cremona. Un ringraziamento va fatto a tutte le organizzazioni che seguono le nostre attività, con le quali organizziamo e strutturiamo percorsi che mirano ad avvicinare la popolazione, la cittadinanza, a sani stili di vita, a attività sportiva di base, e quindi Marathon Cremona,
triathlon, duathlon, corri per Cremona, la 3C, tutte associazioni che seguono le nostre attività e che supportano il nostro agire sul territorio in favore dello sport per tutti. Roma, dalla sede nazionale dell'UISP, da cui stiamo seguendo Vivi Città, che si sta svolgendo in 42 città in tutta Italia e 12 all'estero. Riprendiamo per due minuti brevissimi, perché il collegamento da Cagliari al momento non è possibile, quindi diciamo prendiamo noi la parola solo per ricordarvi appunto che si sta svolgendo la manifestazione nazionale dell'UISP. In tutte queste città abbiamo già visto tanti video con una grandissima partecipazione, nonostante il tempo un po' incerto, però i numeri sono altissimi. Ricordiamo che si sta correndo anche in due carceri, in particolare si sta correndo a Bollate, dove anche lì i numeri sono molto alti. È un carcere che ha sempre una grande adesione dei detenuti, sono oltre 600 gli iscritti, ora vedremo poi quanti saranno stati al via realmente, però comunque c'è un'adesione molto alta. Il progetto Porte Aperte, che si svolge nelle carceri di moltissime città italiane, prosegue durante tutto l'anno, ovviamente, a parte la corsa nazionale di Vivi Città. Ogni giorno, ogni settimana vengono svolte attività sportive per aiutare comunque i detenuti a vivere meglio questo loro stato di reclusione e ad essere poi pronti ad un futuro nella società, a riprendere il contatto con la società quando usciranno dalle carceri. La nostra diretta continuerà più o meno fino alle 11, tante altre città si collegheranno, anche Parigi, dove si correrà Vivi Città con partenza alle 10:30, quindi a breve, tra un quarto d'ora, ci collegheremo con Parigi e poi a conclusione di queste lunghe dirette faremo un ultimo collegamento da qui in cui daremo i primi risultati. Per ora vi salutiamo, a dopo. Un buongiorno a tutti da Vivi Città 2018 da Padova. Giusto, con tutto lo staff al completo che ha appena dato inizio alla gara. Se siamo in diretta spaziale dovremmo salutare. Eccoci qui di nuovo da Cagliari, San Pietro. Scusate per il salto di connessione, stanno arrivando i corridori della Vivi Città, la spicciolata. I primi sono già arrivati, siamo qui sul lungomare di Cagliari, zona Sant'Elia. Cagliari, porta del Mediterraneo, città del sole, del vento e del mare. Un po' il tempo oggi ci ha tradito, è molto nuvoloso ma non piove. Alla spicciolata arrivano un po' tutti. Raggiungiamo qualcuno. Ecco qui la postazione di arrivo. Ancora qualche partecipante che conclude la sua gara. Ciao. Forza, coraggio! Adesso ci addentriamo verso lo spazio antistante l'arrivo, dove la UISP di Cagliari ha allestito una mostra in occasione della 35esima edizione del Vivi Città. È una mostra di fotografie delle varie edizioni del Vivi Città a Cagliari. Una mostra di una cartellonistica, adesso la vediamo qua. Ci sono delle bellissime foto del passato, intere famiglie hanno partecipato al Vivi Città a Cagliari, la disabilità, il lungomare di Cagliari, le diverse partenze, i bambini meravigliosi accompagnati dai nonni. È una carrellata di foto d'epoca conservate negli archivi del Comitato UISP di Cagliari per l'occorrenza
sono stati rispolverati e presentati ai partecipanti di questa manifestazione. Arriviamo ai tempi d'oggi, attività sostenibili e ovviamente i festeggiamenti per i 70 anni della nascita della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Ci avviciniamo all'arco di arrivo, vediamo ancora qualche partecipante arrivare. E con questa foto della bandiera del nostro comitato, da Cagliari, Pietro vi saluta e ci diamo appuntamento per altre occasioni. Ciao a tutti.